Rispetto ai titoli, ne beneficia, tornando a Piazza Affari in maniera, diciamo, abbastanza evidente il titolo Eni, che anche qui bisogna analizzare il grafico in maniera approfondita, perché ricordo che il titolo è sui massimi, ma in realtà se si netta considerando anche che ha staccato un dividendo di 0,43 centesimi, quindi il 50% dell'anticipo del 2021, il prezzo evidentemente sarebbe ancora più in alto. Diciamo emblematica la forza del titolo, è un titolo i cui rendimenti sono evidentemente anche della politica di dividendi legata al prezzo del petrolio. Quindi potrebbe essere il titolo che più di tutti beneficerà di questo incremento del prezzo del petrolio, e quindi è un titolo che stiamo tenendo in grande osservazione. Un po' diverso il discorso sulle utilities, lì c'è anche un problema legato alle tariffe, all'incremento delle tariffe proprio in virtù dell'incremento del prezzo delle materie prime. Quindi probabilmente adesso le utilities sono, diciamo, se dovessimo costruire uno spread sarebbe il denominatore di un'operazione spread, dove il titolo, diciamo, i titoli forti sono quelli energetici e i deboli le utilities. Quindi mi aspetto che questa forza degli energetici prosegua, il prezzo del petrolio è sui massimi da 3 anni, e potrebbe essere, diciamo, l'inizio di un nuovo impulso rialzista che porterebbe il Brent, secondo me, tranquillamente sopra gli 80.